Segui la 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore. Bentornato Aldo. Oggi è uscito il suo ultimo libro Mussolini e il capobanda per Mondadori. Allora, ora ne parliamo subito. Dobbiamo dire che domani debutti anche sulla 7 alle 21:15 con la nuova trasmissione Una giornata particolare. Tra l'altro il tema forse è lo stesso. Ci dici di che parla Mussolini il capobanda? Beh, racconta la tragedia che è stata il fascismo, a cominciare quando cent'anni fa Mussolini è andato al potere con la forza, con la violenza, bastonando e uccidendo centinaia di persone, facendo un colpo di stato con la marcia su Roma e subito dopo vendicandosi. I fascisti vanno a San Lorenzo, il quartiere popolare che aveva resistito. E scaraventano le persone giù dalla finestra, ci sono dei morti, persone che resteranno paralizzate per tutta la vita. E a Torino i fascisti uccidono 14 operai e legano il loro capo a un camion che lo trascina nelle vie della città, una sorta di linciaggio da far west. E purtroppo anche questo è stato il fascismo. Allora, tu, il sottotitolo è perché dovremmo vergognarci del fascismo? Ora, i tuoi libri sono molto letti, sono dei libri che vengono, vengono letti da tantissime persone. Vuoi dire che non ci vergogniamo abbastanza del fascismo? Direi proprio di no. In Italia ci sono ancora i fascisti, pochi, ma non pochissimi, anche a giudicare dagli insulti che ho ricevuto soltanto in questi due giorni da quando si sa che ho scritto un libro che si chiama Mussolini Il Capobanda. Che avrei voluto chiamare il duce delinquente. Poi persone che si occupano dell'ordine pubblico in Italia mi hanno detto: Guarda, è meglio di no. Non saremo in grado di garantirti una protezione. E parlare male del duce nell'Italia di oggi può anche comportare un prezzo, anche se incomparabilmente più lieve. Di quello che comportava cent'anni fa. Esistono certo gli antifascisti, tanti, ma non tantissimi. E poi c'è la maggioranza degli italiani che si è fatta più o meno questa idea. Mussolini aveva due palle così. Sì, ha dato un po' di bastonate, ma quando ci vuole, ci vuole. Ha governato bene fino al 38, poi, peccato, Hitler, la guerra. Ma nel 38 Mussolini aveva già provocato la morte dei capi dell'opposizione: Matteotti, Gobetti, Don Giovanni Minzoni, un prete, Carlo Enello Rosselli, Giovanni Amendola, un liberale. E poi allo stesso Gramsci chiuso in carcere, e poi in clinica per 11 anni. Insomma, era un uomo che ha mantenuto il potere con la violenza. E poi la guerra non è una follia: la guerra è l'esito naturale del fascismo. Nel fascismo c'è l'idea di una nazione che domina un'altra, di una razza che domina un'altra. Il, il duce ha parlato di guerra per 20 anni ma non l'ha preparata anche mandare gli alpini con le scarpe senza scarpe o comunque con, con, con indumenti non adatti in Russia dove abbiamo avuto migliaia di congelati fu un crimine contro il nostro stesso popolo e poi questa terribile cosa che fu Salò, con le torture con lo stremino degli ebrei, l'alleanza con Hitler fino all'ultimo e Hitler addirittura ordinò di abbandonare Roma mentre Mussolini la voleva difendere casa per casa appena la distruzione della nostra capitale Tutte queste cose noi italiani le abbiamo un po' dimenticate. Perché le abbiamo dimenticate? Perché ci siamo raccontati una storia che ci piace ascoltare? Sì, esatto, ci siamo raccontati un po' una storia di comodo. Perché? E, intanto perché l'antifascismo non dovrebbe essere una cosa di sinistra, dovrebbe essere un valore condiviso. Ci furono ci tanti... Sono antifascisti di destra, infatti. Sì, tra i partigiani c'erano certo comunisti e socialisti, ma c'erano monarchici, liberali, cattolici, le prime bande partigiane furono formate da ufficiali degli alpini, 13 carabinieri muoiono le fosser de 600.000 italiani, gli internati militari in Germania, di cui non si parla mai, scelsero di restare nei lager tedeschi piuttosto che andare a combattere per Hitler, anche quella fu resistenza. Però vedi Giovanni, tanti italiani hanno avuto il nonno, il padre fascista anche dopo l'8 settembre e dire oggi mio padre, mio nonno aveva 20 anni era cresciuto con il fascismo, pensava che il duce fosse l'Italia e fece in buona fede una scelta sbagliata e questo è un ragionamento. Invece in questi casi l'adesione viene data di pancia. No, era mio padre, era mio nonno e quindi aveva ragione. Prima eravamo tutti fascisti, poi tutti antifascisti. No, non è questa la storia d'Italia e non tutti gli italiani sono stati fascisti. Allora, nel libro c'è un libro molto approfondito perché poi non passa solo attraverso i fatti, ma anche attraverso i pensieri, no? le emozioni, le sensazioni. Allora tu dici la figura di Mussolini è avvolta da falsi miti. Il primo, non si è mai sporcato le mani di sangue. Da dove nasce questo luogo comune? Sì, abbiamo questa idea di un duce in fondo buono, no? buon padre di famiglia, generoso. Mussolini era un uomo spietato. Mussolini fece perseguitare la vedova di Giacomo Matteotti. I fascisti. E manganellarono i partecipanti ai funerali di Anna Kulishov, la compagna di Turati. I fascisti diedero mille prove di essere invece, al contrario, spietati. Tu pensi che Mussolini era spietato al punto, lui aveva due famiglie parallele, no? aveva Edda che sposò, con, eh, scusami, Rachele che sposò con la figlia Edda, e poi aveva Ida dal Ser, questa donna che aveva venduto tutto per lui, il suo salone di bellezza, i suoi gioielli, le sue case per finanziare Mussolini e anche da lei aveva avuto un figlio che si chiamava come lui, Benito. Lui dovette riconoscere il figlio e promise a Ida che l'avrebbe sposata, ma lui era già sposato e quando divenne il duce disse levatemeli di torno. Entrambi, madre e figlio, vennero chiusi in manicomio ed entrambi vennero fatti morire in manicomio. Dimmi se non era un uomo spietato questo. Questo era Benito Mussolini. Altro falso mito, era caritatevole, cercò persino di stemperare gli eccessi di Hitler. Beh, ad esempio abbiamo visto prima come quando Hitler voleva, ordinò di difendere Roma, Mussolini diede l'ordine di difenderla casa per casa, cosa che per fortuna non accade, altrimenti Roma sarebbe stata distrutta. E purtroppo gli italiani, mentre molti italiani hanno rischiato la vita per difendere gli ebrei, beh, il ghetto di Roma e la raffia è opera dei nazisti, ma il ghetto di Venezia è la raffia è opera dei fascisti italiani, che andarono casa per casa, andarono a prendere i bambini all'asilo, all andarono a prendere i vecchi nelle case di riposo oltre 300 ebrei venefiani sono morti ad Auschwitz e non sono mai tornati e queste cose, forse ripeto, le abbiamo un po' dimenticate ci piace dimenticare era allergico ai lussi, frugale disinteressato alle cose materiali, quasi povero non era affatto povero tant'è che si costruì un piccolo impero immobiliare a Viareggio costringendo vicini di casa a vendergli la villa a vendergli i terreni e un, il problem, la più bella villa di Viareggio il proprietario se la voleva tenere ma era ebreo e gliela portarono via con le leggi razziali, e anche lui, anche la sua famiglia è morta ad Auschwitz. Il fascismo ha fatto tante cose buone, le autostrade, le bonifiche, ha introdotto le pensioni, la politica di natalità, ha sconfitto la mafia. Allora, le bonifiche erano cominciate prima, sono finite dopo. È, stata, è stato il DDT portato dagli americani a sradicare la malaria. Anzi, il Duce faceva anche gli esperimenti sulla malaria, si sapeva che serviva soltanto il Chinino. Ma un medico amico suo diceva: No, proviamo il mercurio. Si sapeva che il mercurio non funzionava e morirono migliaia di malaria perché avevano preso il mercurio tra dolori atroci. Sperimentò anche un vaccino sulla difterite. C'era già il vaccino, ma era straniero, il duce voleva il vaccino autarchico. A Gruaro sperimentarono un, un vaccino che non funzionava sui bambini: 28 bambini morti, decine rimasti paralizzati, vennero eserciti con 7.000 lire a famiglia. E non è vero che si facevano più figli durante il fascismo. Se ne facevano di più prima e se ne sono fatte di più dopo. Perché? Perché il duce di fatto impediva alle donne di lavorare. C'era un tetto del 10% per le donne nelle aziende pubbliche e anche in quelle private. Quindi una gigantesca quota azzurra del 90%. E le donne non potevano insegnare lettere. Cioè il fascismo mise fuori legge una delle figure cardine dell'Italia, la professoressa di lettere. La maestra la... il passaggio della cultura. Allora non sono vittime e atti orrendi del, del fascismo di Mussolini. Abbiamo trovato Fabio Roscani, candidato di Fratelli d'Italia, sui social ha una foto davanti a un murale di Italo Balbo e ha scritto «Va ricordato chi fece grande la nostra Italia». Chi fu Balbo? Ma Italo Balbo era il capo dei fascisti di Ferrara, uno dei, dei più duri, uno dell'ala radicale del fascismo. E quando nel 1923 i fascisti di Ferrara assassinarono a bastonate un prete, Don Giovanni Minzoni, Sull'ultima pagina del suo diario Minzoni chiede perdono per quelli che sa che lo uccideranno. Beh, e la voce repubblicana, il cui insomma, difensore d'ufficio era Randolfo Pacciardi, scrisse che il mandante era Italo, era Italo Balbo. Balbo li querelò e Pacciardi venne assolto. C'era un giudice coraggioso che disse: No, lui è il mandante dell'assassinio di Don Giovanni Minzoni. Poi è stato un trasvolatore, ha fatto delle imprese di aviazione però è uno degli uomini che ha preso il potere con la violenza e l'ha mantenuto con la violenza. A File un bellissimo posto, un paese vicino a Roma c'è un mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani. Chi era Rodolfo Graziani? Graziani uno dei responsabili dei crimini che eh, purtroppo il fascismo ha compiuto all'estero e in Italia. Prima in Libia, Graziani e Badoglio, 40.000 civili morti, donne, bambini, vecchi deportati dai loro villaggi attraverso mille chilometri di deserto e chiusi nei campi di concentramento. Poi Addis Abeba, il gas usato contro le leggi internazionali. Quando ci fu un attentato a Graziani, Graziani fece uccidere con l'avallo del Duce tutti i cantastori e gli indovini di Addis Abeba considerati responsabili e fece uccidere oltre 400 monaci cristiani facciati con le mitragliatrici. E poi non dimentichiamo anche i crimini in, in Spagna, il bombardamento di Barcellona, a Guernica c'erano anche aerei italiani. E poi Graziani fu il comandante dell'esercito di Salò. I famosi bandi Graziani, i giovani italiani dovevano combattere per Hitler e se non, non si presentavano venivano fucilati. Beh, che un mausoleo sia costruito con soldi pubblici a un personaggio del genere è piuttosto inquietante. Abbiamo detto che non è solo un elenco di fatti, è una lettura storica, ma anche una riflessione sugli italiani, su noi, noi come eravamo all'epoca. Quanto è difficile comprendere la storia mentre succede? Aveva un consenso enorme comunque Benito Mussolini. Allora, come sì. mai? Sicuramente Mussolini ha avuto consenso, soprattutto quando vinceva le guerre, come quella di Etiopia. Quando invece le perdeva, Mussolini arrivò a dichiarare guerra contemporaneamente all'impero britannico, agli Stati Uniti d'America e all'Unione Sovietica. Non era poi così lungimirante. Perdere le guerre ovviamente fa perdere consenso. Però non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti. È sempre molto difficile misurare il consenso a una dittatura. C'era la tassa sul celibato. Chi non si sposava, ad esempio gli omosessuali, dovevano pagare una tassa. C'era anche una tassa sui matrimoni infecondi, come se non riuscire ad avere un figlio fosse una colpa. C'era il sabato fascista. Non potevi esprimere... Ci sono degli operai che magari si ubriacavano in, in osteria, cantavano bandiera rossa in galera. Parlavi male del duce su un tram, al confino, e il confino era la morte civile, non era una vacanza. Era una vita dura quella sotto il fascismo, ciò non toglie che ci fu anche del consenso. Ma ripeto, è sempre molto difficile capire quant'è il grado di consenso quando non esiste un'alternativa. Quando è vietato il dissenso, giustamente. E nel libro parli di zona grigia: coloro che non si schierano chiaramente con una parte, in genere per indifferenza, e che si adeguano a quello che succede. È successo allora, può succedere anche oggi. Ah, vedi, oggi non c'è nessun pericolo di ritorno del fascismo, anche se comunque i fascisti ancora in Italia ci sono, ma certo non sono fascisti i capi dei partiti italiani. Semmai... Meloni, Salvini non sono fascisti. No, però sono semmai anti-antifascisti. cioè, non festeggiano il 25 aprile. Come sono anti-antifascisti. Anti -antifascisti. <ride> <ride> Beh, non festeggiano il 25 Questi aprile. Sono i colpi di tacco del giornalista, diciamo. Perché? Beh, no, ad esempio, non, non, non mi pare di capire che non festeggino il 25 aprile. E, uh, Salvini ha corteggiato apertamente Casa Pound. È forza nuova che non definirei movimenti antifascisti. Poi c'è stata qualche battutina contro la Meloni quando ruppero su Mattarella, allora Salvini e i suoi uomini dissero, beh, è lei è una nostalgica di, di, di ideologie del passato, però eh, mentre Bossi era antifascista non credo che lo si possa dire anche di Salvini. Quanto è significativo che a cento anni dalla marcia su Roma però un partito si presenti con la fiamma, che è la fiamma che arde nel ricordo del della storia anche del fascismo. Ma la fiamma tricolore non è un simbolo fascista, però è lo storico simbolo del neofascismo, o se preferisci, del post-fascismo italiano. Il fatto, la fiamma del ricordo, no? Il fatto che il anche il Front nazionale, no? Le Pen, ha la fiamma tricolore, in questo caso bianco-rossa-blu, come simbolo. Quindi eh, votare, fare matricolore non vuol dire ovviamente votare per un partito fascista, però mi pare la conferma di questa cosa che ci dicevamo prima, che la, la maggioranza degli italiani non ha un'idea negativa del fascismo e l'antifascismo è considerato una cosa di sinistra. Un antifascista è un comunista, ma l'antifascismo fu sconfitto da uomini di destra, uomini come Churchill, come De Gaulle, tanti resistenti italiani di cui abbiamo parlato. Sai qual era Giovanni, la persona che De Gaulle amava di più? Sua figlia Anne che aveva la sindrome di Down. I bambini come Anne, i nazisti, li mandavano nei lager e li uccidevano. E fino a quando un vescovo cattolico, Fongalen, dal pulpito tuonato per farli smettere, lo volevano impiccare, fu Goebbels a dire, beh, impiccare un vescovo è un po' troppo. Bene, Anne spirò a vent'anni tra le braccia del padre e De Gaulle fece aprire un istituto per accogliere i bambini come lei che i nazisti mandavano nei lager. La scelta tra nazifascismo e i suoi nemici non è quella... Tra destra e sinistra, è la scelta tra la barbarie e la civiltà. Orban in Europa c'è un filone di pensiero, anche sistematizzato in qualche misura, che viene definito quello delle democrazie liberali. Restano democrazie, ma si perdono alcune libertà. Quanto è rischioso il, quanto è rischiosa l'esistenza di un pensiero del genere? In ma io non lo definirei fascista semmai nazional populista. E mi piace pensare che Giorgia Meloni, che secondo me vincerà l'elezione con un margine anche più ampio di quello che ci diciamo, non è un auspicio, è una previsione, mi piace pensare che guarderà non più a Orban o Marine Le Pen o a Vox, ma guarderà a chi davvero comanda in Europa, cioè francesi e tedeschi, non per piegarsi ma per dialogare. Bene, eh, io però mi tengo stretto all'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di genere, di razza, di credo politico, di condizioni personali e sociali. Questo articolo è il rovesciamento del fascismo, perché per il fascismo gli uomini non erano tutti uguali. I bianchi contavano più dei neri, i cattolici contavano più degli ebrei, gli uomini contavano più delle donne, gli eterosessuali e degli omosessuali, i fascisti e degli antifascisti. Preferisco l'articolo 3 della Costituzione. Aldo